L'ospedale San Giacomo di Roma, la storia ai tempi del Covid. Terme, dopo il lockdown riaprono solo 3 stabilimenti su 10, stagione tutta in salita per il turismo del settore. Tatuaggi ai tempi del Covid, parola d'ordine, sicurezza. Cassa depositi e prestiti, avanti tutta sul Venture Capital, 1 miliardo la dotazione per il fondo innovazione. Nei drammatici giorni di emergenza sanitaria, in cui anche un solo posto letto di terapia intensiva in più poteva fare la differenza per salvare una vita umana, non può non venire in mente la vicenda dell'ospedale San Giacomo in Augusta, nel cuore di Roma, e della sua mancata riapertura proprio quando si allestivano tende davanti ad altri ospedali per far fronte all'improvviso aumento di posti di urgenza. Il San Giacomo fu ristrutturato qualche mese prima della sua chiusura, avvenuta il 31 ottobre del 2008. A circa 2500 posti, è una struttura più piccola rispetto alle altre. Si trova in pieno centro storico, dove non c'è nessuna alternativa di assistenza sanitaria. Il San Giacomo ha una valenza storica imprescindibile, ma soprattutto una valenza assistenziale. Allora, si vuole ponderare la possibilità, ci si vuole confrontare sull'impiego di questo ospedale? Facciamolo, bene, un istituto di ricerca con un pronto soccorso, con dei reparti specifici, non lo so, insomma siamo aperti a tutto. Anna Rita Cammerata, autrice RAI, che ha lanciato una petizione su change.org per far riaprire l'ospedale, ha fatto parte del comitato che si costituì per evitare la sua chiusura, sigillo, come racconta, che aveva il fine di trasformarlo in residenza extra lusso. La struttura si salvò solo perché fu ritrovato un documento che la destinava esclusivamente a nosocomio. Lo scorso anno si è palesata invece la possibilità di vendita dell'immobile, che potrebbe beneficiare del cambio di destinazione d'uso attraverso la trasformazione magari in una nuova attività commerciale. L'ennesima in un centro storico, quello di Roma, dove le strutture sanitarie sono inesistenti. Proprio per questo la petizione è stata sottoscritta da moltissime persone, semplici cittadini ma anche volti della cultura e dello spettacolo. Ho firmato anch'io la petizione per riaprire l'ospedale San Giacomo, perché credo che soprattutto oggi la sanità vada aiutata. E poi anche perché in passato si è tagliato tanto rispetto a questa voce. Pensate, per esempio, a quanti anche piccoli ospedali si sarebbero potuti aprire se avessimo solo rinunciato a un aereo F-35. Quindi anche una firma in questo momento può rivelarsi utile, necessaria. Ciao a tutti, sono Her e sostengo la petizione per la riapertura dell'ospedale San Giacomo in Augusta, a Roma, o detto degli incurabili. Perché? Perché mai come adesso i presidi ospedalieri sono importanti, preziosi, ma anche perché l'ospedale in questione è un ospedale storico nel cuore di Roma, perciò mi raccomando, sosteniamo tutti quanti la causa per la riapertura dell'ospedale San Giacomo in Augusta, a Roma. Ho firmato anch'io la petizione per la riapertura dell'ospedale San Giacomo, perché in un momento drammatico come questo penso che sia una grande opportunità per la sanità. Io l'ho fatto, fatelo anche voi. Grazie. Riassumendo, il San Giacomo ha curato ininterrottamente i cittadini romani dal 1339 al 2008, ma ora resta ancora chiuso. Una piccola apertura è arrivata dal Ministero della Salute, che in una nota ha dichiarato: la questione è stata sottoposta al Ministero della Salute per una sua valutazione. Vedremo come andrà a finire. Stagione tutta in salita per le strutture termali italiane. Nonostante il via libera arrivato dal governo per la riapertura, su 330 stabilimenti al momento solo 80, secondo i dati forniti da Federterme, hanno deciso di riaprire. Bruciata la primavera con la quarantena e con la spada di Damocle di una seconda ondata della pandemia in autunno, in tanti hanno deciso di saltare del tutto la stagione, con perdite non ancora quantificate in un settore che genera ogni anno un fatturato di circa 800 milioni di euro, ma di cui i lavoratori, 60.000 quelli a livello nazionale,
hanno già sentito il peso. Solo in Veneto, secondo una prima stima di Federalberghi Terme, sono stati 700 i contratti stagionali andati persi in 3 mesi di lockdown. 3 mesi di chiusura sono stati una dura prova, lo sono stati per noi come per tutte le aziende del bacino termale euganeo. Quando è arrivato il momento di pensare alla riapertura, naturalmente anche noi abbiamo dovuto adeguarci alle mascherine e adottare tutti quanti i presidi di sicurezza prescritti dalle linee guida del Ministero. Chi ha deciso di riaprire confida per la ripartenza soprattutto nel turismo europeo. Molte sono state le spese sostenute per consentire alle strutture di riaprire nel rispetto delle regole imposte dal governo per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza sanitaria. Nel ripensare gli spazi a bordo piscina abbiamo voluto coniugare naturalmente la sicurezza da una parte ma anche il benessere dei nostri ospiti. Per questo motivo abbiamo disegnato delle isole a bordo piscina che tutelano sia la sicurezza che la privacy e il relax dei nostri ospiti. Ogni isola comprende il lettino o i lettini, l'ombrellone e un tavolino dove si può consumare in tutta tranquillità anche il proprio pranzo. I nostri ospiti possono trovare del gel sanificante in più punti della struttura. Viene posta particolare attenzione nelle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti. Abbiamo un protocollo anche per la sanificazione dei materassini a bordo piscina che vengono sanificati dopo ogni singolo uso. Tra le regole per l'accesso alle strutture è consentito solo previa misurazione della temperatura, l'obbligo di mascherina chirurgica, la frequente sanificazione delle mani, il divieto di consumare pasti in ambienti comuni se non specificatamente adibiti, prendere ascensori insieme ad altre persone, stare nelle vasche o in piscina a meno di 2 metri di distanza. Per chi invece preferisse un ambiente più riservato e ad uso esclusivo, c'è la possibilità di avere una camera all'interno dell'hotel. La stanza viene pulita e sanificata dopo ogni uso, per cui anche in questo ambiente si può godere pienamente del relax senza preoccupazioni. Restano ancora chiuse alcune attività termali come terapie collettive, antroterapia e inalazioni a getto di vapore, consentite solo se si provvede a una completa sanificazione dell'ambiente tra un paziente e l'altro. Il Covid-19 e la sua lunga quarantena ormai alle spalle hanno danneggiato vite di persone e di attività economiche. Ma vi è un lavoro in particolare che è stato preso di mira dal terribile virus, il tatuatore. Farlo ai tempi del coronavirus è un atto di coraggio e di determinazione nel proseguire non solo la propria attività, ma prima di tutto la propria passione artistica in totale sicurezza. Per spiegare bene la delicata situazione, abbiamo incontrato nel suo Tribal Tattoo Studio di Roma Marco Manzo, una vera autorità, il più importante piercer e tatuatore italiano al mondo in ambito artistico. La nostra attività sicuramente è cambiata. Devo dire che l'organizzazione forse è migliore. Noi prima lavoravamo come uno studio su strada, no? Quindi le persone potevano arrivare, interrompere in parte il nostro lavoro e cercavamo di accogliere tutti. Adesso si lavora solo su appuntamento, quindi diamo gli appuntamenti per i tatuaggi, per i piercing. La progettazione cerchiamo di farla tramite mail online, altrimenti diamo proprio l'appuntamento per la progettazione. Sicuramente rimarrà qualcosa. Devo dire che il lavoro secondo me è migliore in questa maniera, quindi probabilmente anche quando finirà questa emergenza continuerò a dare gli appuntamenti per i piercing, che prima mi interrompevano durante il lavoro del tatuaggio. Mi sembra anche che il cliente si senta più coccolato, no? Perché il tatuatore sta lì solo per lui, non viene interrotto e quindi c'è un'attenzione più alta verso il cliente. Marco è il primo docente nei corsi professionali in Italia sin dalla loro istituzione e primo docente dei corsi sperimentali europei in igiene, sicurezza sul lavoro e tecnica di tatuaggio e piercing. Pluripremiato in alcune delle più importanti convention di settore, nel tempo ha lottato per la crescita della figura professionale del tatuatore e per l'accettazione del tatuaggio, portandolo a dialogare con contesti prestigiosi quali l'alta moda e facendolo entrare nei musei d'arte contemporanea nelle loro collezioni, fino alla Biennale d'Arte di Venezia. E la parola d'ordine prima della pandemia, ma anche adesso, rimane sempre la stessa: sicurezza e igiene.
stare attenti, non rivolgersi agli abusivi che non rispettano le regole sanitarie prescritte per i tatuaggi, in barba a qualsiasi norma anti-Covid. Bisogna andare soltanto negli studi di tatuaggi e piercing autorizzati. Quindi bisogna stare attenti e chiedere se non rivolgersi soprattutto agli abusivi. I rischi del tatuaggio e del piercing sono molto alti, no? Sappiamo che si possono trasmettere malattie infettive, epatite, AIDS. I pigmenti possono essere potenzialmente tumorali, quindi bisogna andare soltanto dalle persone che possano garantire igiene e sicurezza e persone che sono controllate, quindi alla luce del sole. Quindi bisogna rivolgersi solo agli studi di tatuaggi e piercing autorizzati alla luce del sole. Nel suo studio si eseguono tatuaggi e piercing con uno standard fra i più elevati di igiene e sicurezza, utilizzando i migliori materiali e le più sofisticate attrezzature per garantire agli utenti il massimo che si possa pretendere dal settore. Ma qual è l'importanza dei metalli per orecchini e pigmenti certificati? Sicuramente per quanto riguarda i tatuaggi bisogna rivolgersi, come abbiamo già detto, solo agli studi autorizzati che vengono controllati. I pigmenti devono avere una scheda tecnica in 16 punti e sulla boccetta dobbiamo trovare il produttore, i riferimenti del produttore, devono essere sterili e l'utente può richiedere di vedere proprio le schede tecniche. Per quanto riguarda i piercing bisogna utilizzare soltanto piercing che sono a norma. Noi ad esempio usiamo acciaio chirurgico di grado medicale della prima qualità, titanio, bioplastiche, ed è molto importante utilizzare orecchini sicuri perché sennò possono dare allergie, dopo l'allergia può venire l'infezione e quindi bisogna pretendere il meglio. Parlando con Marco si percepisce l'amore che ha per il suo lavoro. Un tatuaggio viene dall'anima delle persone, dice. Segna un momento e deve essere ciò che la persona desidera. Bisogna saper leggere e capire l'animo. È questo il fascino del tatuaggio, non tanto il disegno, ma il legame tra l'opera e ciò che la persona ha dentro. Avanti tutta di CDP sul Venture Capital. Il nuovo tassello di sostegno allo sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti passa per CDP Venture Capital, Fondo Nazionale Innovazione declinato nel piano industriale 2020-2022. La dotazione è di circa 1 miliardo di euro grazie alle risorse allocate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal gruppo CDP, attraverso la sua controllata CDP Equity. Ad oggi la sottoscrizione è prossima a raggiungere circa 800 milioni di euro. Fondo Nazionale Innovazione che lanciamo oggi è uno strumento che punta a muovere l'ecosistema del venture capital in Italia. Venture capital, a nostro avviso, è un modo di sostenere l'innovazione collegato alle aziende medie e piccole. L'obiettivo di CDP è a lungo raggio. L'obiettivo che ci siamo dati per il 2022 è di creare più di 1000 startup in Italia. Il fondo di innovazione intende agire su tutta la filiera. La principale caratteristica del piano di CDP Venture Capital è quella di voler aiutare tutto l'ecosistema del venture capital e dell'innovazione italiana a svilupparsi. Agiremo su tutta la filiera, quindi sia mettendo in piedi fondi che lavorano nella fase early, nella fase seed delle startup, nella fase nascente delle startup, sia nella fase in cui si sviluppano e crescono nei mercati nazionali e internazionali. Ma come verranno selezionate le startup da sostenere? Le start-up vengono scelte secondo criteri di creazione di valore, impatto ambientale e impatto sociale.